Scutellà, buonasera. Sì, buonasera. Mi è piaciuto quel passaggio, non è che 4-4, zitto zitto, la Deliese si fa sotto. Quindi, insomma, Pippo la faccia un po' paura della Deliese. Scutellà. Diciamo che abbiamo fatto... Sì, ora la sentiamo. Noi abbiamo purtroppo sbagliato la partita in casa con Laureana, che poteva, conquistando quei 3 punti, cioè portare un altro ruolo in questo campionato. Quindi, però siete lì comunque, voglio dire, per quanto riguarda i playoff state dimostrando, a parte questa gara con il Laureano, che effettivamente, cioè, è un po' inaspettato, una sconfitta interna. Eravamo in difficoltà di formazione, sì. Allora, come lo siamo stati in queste 3 partite obiettivamente che abbiamo vinto, queste ultime 3, considerato anche il recupero con la Cernese di mercoledì. E la squadra da lì ha reagito a una serie che era un po' negativa, causata da eventi, diciamo, esterni, che l'organico in pratica si è ridotto all'osso, perché qualche partenza inaspettata, qualche infortunio di troppo, vedi i vari Spoletti, Sorrentino, che sono ancora in box, sì. Qualche squalifica di troppo, oggi non c'era nemmeno Guerrisi, ha fatto sì che facessimo una serie di risultati che non erano quelli che ci aspettavamo, certo. Ma poi abbiamo ripreso la marcia, diciamo, stringendoci per quelli che eravamo, e in quest'ultima settimana abbiamo fatto 9 punti, e quindi vabbè, il carattere del mister, la grinta che riesce a trasmettere, riesce a tirare fuori ad avere il meglio dei ragazzi. Ho avuto modo di dire che bisogna dire grazie al mister, sì. E ai ragazzi, che malgrado l'organico che è davvero ridotto, oggi non eravamo nemmeno in 18, in distinta, riescono a tirare fuori il massimo, lui riesce a tirare fuori il massimo. La nostra squadra, a detta di tutti, si vede che è organizzata e che gioca bene, sia in casa che in trasferta. Sì. Si vede che i ragazzi seguono il mister e i suoi dettami, e stiamo facendo un bellissimo campionato. Potenzialmente terzi oggi, attenderemo le decisioni del giudice sportivo. Ricordiamo, oggi vincevate in casa del Guardavalle, poi c'è stata questa sospensione della gara. Insomma, sì. Queste espulsioni nelle file del Guardavalle, come le, sì, giudica, scusa, là? Guarda, diciamo che i ragazzi hanno un po' perso la testa, perché, diciamo, soprattutto nella terza espulsione, perché la seconda era aggiudicato un fallo d'ammonizione a un giocatore già ammonito, l'ha buttato fuori, e la terza poi, malgrado, cioè, ormai la partita era segnata per loro. Magari ha perso la testa del giocatore, poi si è creato un parapiglia che l'arbitro ha deciso di sospendere la partita, ma noi la stavamo portando a casa sul campo, e quindi, certo, bene così, insomma. Mi dispiace per il Guardavalle, appunto, perché è chiaro che ora loro lottano per una penalizzazione di squalifica, sì. Sicuramente importante, sì. Ormai la partita era andata, magari i ragazzi potevano stare più calmi, certo. Vincenzo Tarsi è con me, una domanda per il presidente Scutellà della Deliese. Vincenzo, no, io al presidente volevo chiedere, ma non c'era sempre in quel modo? Sempre in quel modo non c'era. Non c'era, sì. Più incazzato quando vince che quando perde. Appunto, questo. Cioè, la partita la finisce sempre senza voce? Sì, no, lui è un modo che ha di cioè, vuole sempre il massimo e... Pronto? Sì, stiamo sentendo. Sì. È un tipo che vuole sempre il massimo, insomma. Quindi... È un tipo che vuole sempre la perfezione in campo. Io dico... Non, ogni tanto gli faccio la battuta che mi deve pagare per la pubblicità, perché secondo me è sprecato nella categoria. Ma obiettivamente lo merita, cioè merita, certo, insomma, certo. Questi elogi, perché anche al di là degli elogi lavora in una maniera che si usa non in queste categorie, sì. È molto professionale, io lo so, è preparato tatticamente,
dà quella forza e quella spinta morale, diciamo così, alla squadra, e quindi è un allenatore che senza dubbio ci fa la differenza. Bene, facciamo un in bocca al lupo alla Deliese, che continua comunque il suo campionato. Ora dovrà affrontare l'Aurora Reggio anche per difendere questi playoff. Parlavamo prima con la Fage, insomma, che c'è il rischio che servano a poco, però eventuali ripescaggi. Io non so in prospettiva, Scutellà, come vede questo il cammino della Deliese, ecco, gli obiettivi, sì, futuri. Perché effettivamente, vista la situazione che c'è in Serie D, probabile che se ci sono le due retrocessioni delle calabresi, i playoff nemmeno si facciano, o servano solo per una graduatoria di ripescaggio. Sì. Quindi noi in questo senso siamo sfortunati, perché un anno che abbiamo vinto il playoff di prima categoria si è ripresentata la stessa situazione e non è servito a nulla. Sì. Quindi speriamo che in questa, diciamo, che questa in questa occasione siete non capita, più, certo, non capiti quest'anno, perché noi vogliamo lottare fino alla fine e fare un campionato per come lo stiamo facendo. Bene. Anche per merito, appunto, come dicevamo prima, dell'allenatore e dei ragazzi che stanno davvero facendo bene. Grazie Scutellà. Grazie a lei. Buona serata. Alla prossima. Bene.